Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 2 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Pesce d'aprile. Da mangiare. Ma che pesce d'aprile, oggi il pesce ve lo mettete nel piatto, con una gita al mare o al lago perfetta per sognare le vacanze. Se ancora non avete prenotate cominciate a guardarvi in giro. Magari con una scappata in una località di vostro interesse, sempre che non disti troppo da casa vostra. Per le vacanze serie avrete da attendere ancora una settimana, ma con tutta la bella serie di ponti a seguire, di opzioni ne avete a sufficienza per girare in lungo e in largo. Intanto godetevi la compagnia, la scorpacciata e la serenità di questa giornata d'aprile, ricordando il proverbio "chi va ne inizia è già a metà dell'opera". C'è un forte sentimento che si esprime attraverso la concretizzazione di un rapporto che potrebbe far nascere nuove coppie. I rapporti di coppia sono in miglioramento e c'è una discreta fedeltà nelle coppie. Se il passato rappresenta per voi un ostacolo a vivere il presente, mettete al più presto molta distanza tra voi e questo passato che potrebbe, con il tempo, bloccarvi completamente. Se è vero che si dice che chi ha tempo non aspetti tempo, è pur vero che è giunto il momento di darsi da fare, agire molto e concretamente, e parlare di meno. Sono i fatti che contano, non le parole. Oggi il buon umore sarà con voi a patto che sappiate sorridere a tutti i piccoli imprevisti che oggi pur ci saranno. Buone nuove per i nati di lunedì, potrebbero arrivare notizie che attendete da tempo e che potrebbero cambiare, in alcuni casi, la vostra vita. Fate ogni cosa per bene oggi. Luna e Marte in disaccordo potrebbero darvi motivi per recriminare e provare malintesi con amici, colleghi o anche con il vostro partner che potrebbe apparire come troppo esigente per certi aspetti. Ottime prospettive per i nati di lunedì, Giove sarà con loro particolarmente benevolo nella giornata di oggi. Potreste raccogliere i frutti di mesi e mesi di sacrifici. Cercate di seguire un nuovo stile di vita. Solo in questo modo riuscirete a risollevarvi gradualmente dallo stress e dall'ansia per alcuni problemi che vi affliggono. Oggi potreste incorrere in degli errori di valutazione, in effetti siete abbastanza nervosi al punto da vedere amplificato tutto e quindi vi sembrerà tutto diverso. Ottime prospettive per l'amore e i rapporti di coppia in genere, solo fate molta attenzione a non volare con la fantasia, ma restate con i piedi per terra. Basta fare esperimenti nelle vostre relazioni personali, potreste incorrere in seri problemi. Cercate di non giocare con i sentimenti, né con i vostri, né con quelli degli altri. Non rimpiangete ciò che oramai avete salutato per sempre, c'è sempre qualcosa di nuovo sia in amore che in affari che vi farà dimenticare il passato. Se volete salvarvi dagli intoppi, cercate di lavorare sodo e, una volta tornati a casa, rimboccarvi le maniche. Un impegno di lavoro o un appuntamento galante che diventerà importante, non possono farvi distrarre durante la giornata. Previsione decisamente positiva di questa giornata che vede l'inizio del mese clou della primavera. Nettuno si trova in ottimo aspetto per il vostro segno dai pesci specie se siete nati nella terza decade. Vi attendono facilitazioni un po' in tutti i campi, ma in special modo in quello familiare e affettivo in genere. Le condizioni psicofisiche sono piuttosto buone. Urano si trova nel segno della cura della forma fisica, il Toro e vi concede veri miracoli da questo punto di vista. Ne risentono in modo più incisivo le rappresentanti del gentil sesso e in particolare se festeggiano il loro compleanno dal giorno 28 giugno al 2 del mese di luglio. Costoso questo domenica per voi? Soprattutto la serata a casa di amici, dove si tiene una festa per celebrare un anniversario o un compleanno e se si tratta di gente danarosa non volete certo presentarvi a mani vuote facendo brutta figura. Ecco l'effetto della coppia Venere-Urano in sestile al vostro segno ma in quadratura alla Luna, ambiziosa e spendacciona nella vostra seconda casa, la banca dell'oroscopo. Se invece gli anfitrioni siete voi e la cena la date nella vostra casa di campagna. Di sicuro risparmierete denaro, ma non tempo e tanto meno energia. Per fortuna la cucina rientra tra i vostri hobby, insieme al giardinaggio e al fai da te.
Complimenti sinceri da tutti quanti e se un amico finora vi ha guardato con interesse e curiosità, dopo questa serata si farà avanti con una corte serratissima. Amore ed Eros. Amanti della famiglia e dell'isoletta felice, forse ai tempi della nonna, ora dopo varie vicissitudini lo stile di vita che preferite e caldeggiate è quello dell'amicizia amorosa, senza impegni o vincoli, ci si incontra quando se ne ha voglia, e questa voglia deve essere sincera, ci si frequenta con allegria e senza traccia di possessività. Attenti perciò che non si tratti di un modello acquisito, tanto per essere alla moda. Venere vi favorisce e vi concederà momenti di grande euforia in amore, mostrando di voi il lato più tenero e romantico. Il desiderio di scoprire sensazioni nuove potrà indurre qualcuno di voi a flirtare. Arriva la stagione degli amori e voi non potete fare a meno di scoprirvi come gli inguaribili romantici che vi dipingono tutti i sacri testi astrologici. Non resistete alla tentazione di tuffarvi in una situazione sentimentale particolarmente carica di emozioni, quello che vi ci vuole in questo momento per rinnovarvi nella mente e nel corpo e farvi sentire più vivi. Uno strepitoso Nettuno è al vostro fianco. Lavoro e denaro? Oggi con gli amici non si guadagna, si spende soltanto, ma dopo una settimana da urlo avete bisogno di uno stacco. Perciò non state a preoccuparvi dei costi o a confutare le proposte altrui. Certo che almeno sulla cena gourmet si potrebbe risparmiare, il ristorante costa e non rende, con le vostre mani da chef a casa si mangerebbe meglio spendendo molto meno. Ma le tradizioni sono dure a morire, soprattutto per voi, l'Appio Urro o la pizza della domenica sera restano sempre in auge. Non c'è alcun motivo per mettere in luce falsa modestia o insicurezza professionale, al contrario dimostrate che possedete una vasta conoscenza e buona abilità. Ottimi rapporti con i vostri capi, specie se siete nati in luglio, danno l'avvio a un momento produttivo nell'ambiente professionale. Avete dalla vostra il dio della praticità, Urano. Benessere. Stop alle diete da fame che creano danni devastanti sul fisico e sulla psiche, per mantenervi sani e belli non dovete fare la fame, piuttosto imparare a mangiare il giusto, senza consolatori spuntini notturni o abbuffati di dolci solo perché il cuore reclama la sua parte e se non la trova nei baci se la procura in frigo. Per affrontare tante cose diverse durante la stessa giornata occorre calma. Allora prendete una tazza da tè con un infuso di erbe rilassanti, saranno più efficaci se assunte con lo spirito giusto. Per lei, assurdo rompere una vecchia amicizia per un piccolo prestito non restituito, probabilmente se ne è dimenticata e se non siete alla canna del gas non è il caso di farne una questione di vita o di morte. Potrebbe bastare una battutina a ricordarglielo. E se foste state voi a scordarvelo? Per lui, a cena con una nuova amica, amica almeno per ora, poi si vedrà, ma a giudicare dalle occhiate che vi state lanciando questa novella prenderà presto un'altra direzione. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.